Fabrizio De André diceva che la felicità non nasce dalla ricchezza né dal potere, ma dal piacere di donare. Martina Gogni, 22 anni, volontaria di ANPAS, e Anna Palpi, 19 anni, volontaria di Croce Rossa, hanno capito già da giovanissime il valore del dono, donare il loro tempo per aiutare gli altri. Il loro esempio positivo è stato rimarcato ieri sera nella puntata di Nel Mirino. Entrambe hanno parlato di un'esperienza straordinaria di crescita. È veramente molto molto bello, secondo me. Anche l'ambiente, l'amicizia che si sta formando pian piano con le persone, penso che sia fondamentale per vivere bene questo volontariato. Nel 2021 io e i miei genitori abbiamo deciso di iscriverci al corso che aveva erogato online ANPAS. E diciamo che il mio percorso è iniziato un po' per caso, perché in realtà io all'inizio non mi ero tanto appassionata di questo mondo, ma come si sa l'appetito viene mangiando e quindi non avrei mai immaginato, ma adesso mi ritrovo qua, svolgo un sacco di servizi sia di emergenza urgenza sia di trasporto, ma sono stata anche coinvolta a far parte dell'ufficio volontari e faccio anche parte del gruppo giovani. Ecco, sappiamo che tanti giovani in questo momento sono sopraffatti ancora da questo senso di solitudine che li ha accompagnati nel corso di 2 anni di pandemia da Covid. Il volontariato potrebbe essere una risposta per loro, entrare a far parte comunque di una grande famiglia, sentirsi utili a qualcuno, questa potrebbe essere la miglior medicina. Assolutamente, secondo me, appunto, si creano dei legami forti con persone stupende. Che non pensavo di trovare. Anche aiutare le persone in difficoltà ti fa sentire fortunato. Mi è capitato, parlando con i miei amici, che mi dicessero: ma perché lo fai? Lavori gratis? Sì, è vero, ma per me non è un lavoro. Per me è un passatempo che mi dà più di quello che mi toglie. Il dono, cercare di aiutare gli altri, fa bene a se stessi. Poi il mondo di ANPAS, e nello specifico qua Croce Bianca, è un mondo di persone comunque molto disponibili, ci si aiuta sia sugli interventi ma anche poi per la vita quotidiana. Anche il volontariato può essere un esempio di aggregazione. Anna e Martina consigliano ai coetanei di aprirsi al volontariato per scoprire una realtà nuova e diversa, soprattutto di arricchimento personale. Non si può vedere se non si è dentro a quest'ambiente, perché si può raccontare come magari stiamo facendo noi adesso, ma non rende l'idea, perché è veramente qualcosa di immenso dietro. Dico anch'io ai miei coetanei di provare a fare qualcosa di nuovo e quindi appunto anche provare a buttarsi in mondi nuovi fa bene a se stessi, fa bene agli altri. Il volontariato dà tanto.